Cari amici, buongiorno, bentornati al Caffè Biblico. Avete sentito nominare un certo Brian Johnson? Ultimamente lo si vede su alcuni siti internet, su alcuni giornali, perché questo personaggio ha un obiettivo, vuole ringiovanire. È un miliardario americano, ha buoni mezzi e sta seguendo il Project Blueprint, che è un progetto incredibile, che non solo vuole mantenerlo giovane, ma vuole addirittura indietreggiare, ringiovanire. Attualmente ha 45 anni, ma pare che seguendo questo progetto abbia il cuore di un 37enne, la pelle di un 28enne e i polmoni di un 18enne. Pare, non so. Il guaio è che per arrivare a questi risultati deve fare una vita da incubo, perché deve seguire una dieta vegana di 1977 calorie al giorno, deve allenarsi con una routine di esercizi rigorosissima, deve attenersi a un programma di sonno dettagliato e costante, non solo, deve monitorare il corpo costantemente con risonanze magnetiche, con ultrasuoni, ecografie, con esami del sangue e colonscopie. Poi deve prendere 2 dozzine di integratori al giorno e medicinali continui a seconda del monitoraggio, generale. Quindi una vita veramente difficile e costosa, perché spende 2 milioni di dollari all'anno per queste cure e per i professionisti che lo seguono. Ma non è solo. Pensiamo a Michael Jackson, quante volte si è operato per sbiancarsi o per rifarsi il naso. Pensiamo alla cantante Madonna, che non è più riconoscibile da quello che era 30 anni fa, e tanti altri attori, cantanti, VIP italiani che sono fatti e rifatti e fanno divertire Striscia la Notizia con i cambiamenti nei loro visi. Ora, il sogno di restare su questa terra è un sogno di tanti e magari di vivere per sempre su questa terra. Ma c'è un personaggio che invece è in controtendenza. È un certo San Paolo da Tarso, l'Apostolo Paolo, che ha il coraggio di scrivere: «Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio». Paolo, Cristo l'ha incontrato sulla via di Damasco, gli ha cambiato la vita, gli ha rivoluzionato la vita, da persecutore è diventato perseguitato, ha trovato la gioia del Signore, ha trovato l'entusiasmo di servire questo Signore meraviglioso che desidera rincontrare. Non vede l'ora di partire da questo corpo, da questa vita, per essere con Cristo. Questo era il desiderio di San Paolo. Io credo che questo suo desiderio possa essere anche il nostro, se abbiamo capito che la vita su questa terra non è tutto. Come dice Paolo, è molto meglio, c'è qualcosa di meglio di questa vita. Non so com'è la tua vita, se è gradevole, se è soddisfacente o se è devastante, se è terribile, ma so che anche fosse bellissima, c'è di meglio, c'è di meglio. Ed è di questa vita col Signore che questa mattina voglio riflettere insieme a voi. E io mi auguro che ci ritroviamo tutti insieme con Paolo a godere questo molto meglio che ci ha preparato il Signore. Dio vi benedica.